tutti quanti, ci va bene. Oh, vai, vai. Grande successo per la nuova creatura del presidentissimo Carmelo Infante in quel di Ascea. A Ioca, la casa degli animali, sbarca ad Ascea nel polo commerciale, dove è prossima l'apertura del Deco di Zucchero e Cannella. L'inaugurazione di Ioca è un grande successo, bimbi e non solo estasiati, dal grande spettacolo dei falconieri e degli uccelli ammaestrati, con un simpatico omaggio di pesciolini rossi per tutti i bambini. Carmelo Infante e il suo team dimostrano ancora una volta il loro valore di crescita esponenziale, investimenti e posti di lavoro in terra cilentana. Una crescita economica a base per il territorio che offre la possibilità a tanti giovani di restare attraverso il lavoro nella loro terra natia. Ioca, Deco, Zucchero e Cannella, una triade, un grande successo territoriale per una Ascea che vuole crescere anche in ambito commerciale e non solo in quello turistico. Ascoltiamo la voce dei protagonisti. La Ioca qui ad Ascea manca perché è un negozio specializzato su animali domestici che tiene tutto l'assortimento che propone la Ioca, un volantino importante con prezzi importanti che propone la Ioca, su Ascea non c'è. Diciamo che oggi abbiamo arricchito Ascea e dintorni di un servizio. Questo è un mondo indica che non è grandissimo, però c'è di tutto. Voglio dire a tutti i nostri clienti che se poi mancherà qualcosa, noi avendo i due Ioca su Agropoli e su Vallo che sono grandi, qualsiasi cosa loro hanno bisogno in tempo record, in un'ora, possono anche far arrivare qui qualcosa che non trovano sul posto. Il 21 maggio adiacente a questo locale ci sarà l'apertura del supermercato di Cuore. È un grande supermercato di circa 700 metri quadrati, è molto bello, innovativo, ci sarà tutto. Annotatevi la data di apertura perché sarà una grande apertura. Il territorio è importantissimo perché significa che c'è un aumento di attrattività del nostro comune e quindi aumentano anche i servizi. È importante in quest'area anche perché viene a riqualificarla, viene ad animarla ancora di più, per cui diciamo che siamo molto contenti ovviamente. Sono qua innanzitutto per un amico e soprattutto che quando si apre una porta, anziché insomma abbassare una serranda, è sempre una cosa importante, è un atto di coraggio nel nostro territorio, in un momento difficile, quindi bisogna essere grati a questi uomini che fanno sacrifici, che hanno capacità imprenditoriale, che hanno voglia di rischiare e soprattutto vogliono investire nella loro terra, quindi sono qua per testimoniare tutto questo, quindi auguri a Carmelo, a Stella per le tante cose che fanno e per insomma, l'aiuto economico che danno a tutto il territorio. Stiamo riuscendo piano piano a fortificare il marchio sul territorio. La professionalità dei nostri addetti sta aiutando molto questo, però dobbiamo essere onesti, tutto questo è possibile grazie al gruppo Infante. Il gruppo Infante che sta dando una grossa mano alla Multipet per fortificare il marchio sul territorio e lo dicevo prima, il claim che è stato creato, l'amico del Cilento, non è stato difficile da fare perché effettivamente Carmelo Infante, che dirige magistralmente questo gruppo, insieme a tutto il suo team, ci ha dato la possibilità di realizzare in breve tempo questo punto vendita, anche perché per l'imminente stagione estiva, essendo questa una zona fortemente a vocazione turistica, per dare effettivamente a tutti i turisti la possibilità di trovare tutto quello che serve per il mondo animale. E in questo luogo dove ci troviamo adesso il gruppo Infante sta realizzando un polo commerciale, laddove praticamente già con l'apertura che ha fatto del bar pasticceria, dove c'è somministrazione, dove ci si può intrattenere, un'area giochi per i bambini, è stato aggiunto il PET e a questo fra poco, il 21 di questo mese, a completamento dell'area commerciale, verrà aperto un punto vendita Deco, un supermercato Deco che finirà di completare l'assortimento e il comfort per tutti quelli che evidentemente ci vorranno onorare della loro presenza. E in questo onestamente
il gruppo Infante, che già è molto presente sul territorio, come noi tutti sappiamo, sta riuscendo veramente in una grande opera di riqualificare il territorio del Cilento.